I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep. Show TV. Oggi siamo a Marzano, in frazione di Merlino, provincia di Lodi, siamo a sud-est di Milano. Oggi è una puntata speciale di Bike Show, arriverà Andrea Schiavone con un ospite speciale, quindi seguiteci in questa puntata di Bike Show. Ciao Andrea, ciao, siamo pronti. Ciao. Allora Andrea, siamo pronti oggi ospite speciale. Prima ospite femminile dell'anno. Ne ho portata una giusta oggi. Ragazzi, Maria. Speriamo. Alice e Maria Arzuffi. Esatto, Alice e Maria. Non invertiamo Alice e Maria, giusto? No, perché prima è Alice, Maria è il secondo nome. Hai anche qualche soprannome? No. Qua ci sono le spie. No, qual dai, è, mi chiamano la gatta in famiglia, perché quando ero piccola ero una gatta morta, però giuro di essere migliorata. Dili, adesso graffi in bicicletta. Adesso graffi, esatto, sì, bicicletta, sì. Bicicletta, quindi... Allora, siamo qui, oggi faremo un giro, ci racconterai un po' la storia. Sei a riposo in questo momento? Sì, ho iniziato ad allenarmi da una decina di giorni, che dopo la stagione di cross che è finita a fine febbraio, mi sono fermata 3 settimane perché avevo bisogno di staccare ovviamente. E adesso a metà aprile, il 14, rinizierò la stagione di strada con la Valcar Travel and Service in Belgio, e la prima gara sarà il Brabante, dopodiché correrò l'Amstel Gold Race, la Freccia e la Liegi. Quindi ti fanno partire agile, proprio esatto, semplice. Esatto, agile. Poi... Andrea, parti con le classiche del nord. Due corsette così. Così, per qualunque. Scaldare un po' il motore, dai. Quando hai fatto la gamba, poi che fai le altre gare, voli. Esatto, perché... speriamo, dai, che funzioni così. Ma qual è la gara del Belgio che ti piace di più? Allora, tra queste che devo andare a fare, la mia preferita è l'Amstel. Anche se devo dire la verità, il Brabante non l'ho mai corso negli anni passati. Tra queste altre comunque l'Amstel è la mia preferita, però se devo dire la mia preferita in assoluto di tutte le classiche è il Fiandre. Fiandre, sì. Quindi la gara leggera. Gara... Esatto. Bene, oggi andiamo a pedalare un pochino sterrato, vi faccio vedere un po' le mie zone, va bene? Ok, non vedo l'ora. Sei pronti, sei pronto? Giochi in casa oggi, E tu giochi facile però, eh? Io giochi in casa, esatto. Ma lui gioca... Però guarda qua, il motore è spento, Spento. Adesso che siamo fermi, Dopo voglio vedere. Vediamo voglio... dopo. Andiamo. Andiamo. Ci vediamo, andiamo, seguiteci. Alice, sei pronta allora? Sì, sono pronta, mi hai portato a fare le strade bianche. Non volevo farti mancare gli sterrati. Allora, tu sei, tanto sei una specialista, giusto, ciclocross. Certo. Ma quando hai iniziato, a quanti anni hai iniziato a correre? A 12 anni. 12 anni, hai iniziato subito col cross o strada? Prima strada e poi ciclocross. Ciclocross. E adesso ti sei proprio specializzata nel cross? Sì. Hai vinto tanti titoli anche? Sì, l'ultimo è quello più importante perché è il mio primo italiano da elite, è quello che quindi per me ha un valore più grande, e ho vinto qualche gara di ciclocross in Belgio,
che diciamo che è un po' il mondo del ciclocross lì. Il tempio. Esatto, dove sono cresciuti tantissimi campioni. E niente, quindi sì, negli ultimi anni mi sono specializzata nel ciclocross, però la strada comunque rimane, cioè fa sempre parte della mia preparazione. Purtroppo le strade bianche sono ormai 4 anni che non le corro più, però con una preparazione diversa, cercando di bilanciare meglio la stagione del cross con quella della strada, sicuramente per i prossimi anni sarà una delle gare a cui vorrò puntare. Campione italiano in carica, quindi non ha la maglia tricolore oggi, esatto. Ma lei è la campionessa in carica e quindi il prossimo anno, quando riparte la stagione del cross, partirai con la maglia tricolore. Certamente, sì. In Belgio parlavamo del tempio di ciclocross, dove vediamo ad oggi in questo momento grandi fenomeni del ciclismo maschile su strada, però anche le olandesi, anche sì. Cioè si vedono che vanno forte nel cross e poi vanno forte sì. Anche su strada. Questo ti stimola, ti dà l'obiettivo di seguire quella scuola? Sì, sì, sicuramente, ma io già da quando ho preso la decisione di andare in Belgio a fare il ciclocross, l'ho fatto perché secondo me fare ciclocross e strada è una cosa possibile. Ovviamente bisogna cercare di fare una preparazione e una scelta di programmi, cioè, idonea. Non è che si può pensare di fare tutta la stagione di cross, certo. Tutta la stagione di strada, però appunto io penso che negli ultimi anni si abbia avuto proprio la dimostrazione che fare ciclocross e strada insieme, oppure anche ciclocross e mountain bike, sia una cosa possibile. E anzi, basti vedere un po' i campioni come Van Aert e Van Der Poel, cioè non è che è solo possibile, magari ti dà anche quel qualcosina in più. Allora, Van Der Poel fa il tris, mountain bike, sì. Ciclocross, strada, Van Aert cross e strada, sì. Però c'è anche un piccolino che va forte, sì, Pidcock sì. Che sta dimostrando le strade bianche e sì. Altre gare era lì, anche era a Sanremo. Lì, sì, esatto. Poi penso che anche lui adesso si dedicherà un po' alla mountain bike quando inizieranno le coppe del mondo, quindi è un po' un mini Van Der Poel, possiamo dire. E sarà una stagione interessante questa, senza ombra di dubbio. Ce l'hai un fisioterapista bravo che ti può penso seguire? Penso di sì, o... Cosa diciamo? Bravo, io non lo posso dire, al massimo dice lei. Sì, lo dico io che è bravo. Sì, è bravo. Sì, assolutamente. Possiamo fidarci? Sì, fidiamoci. Fisio, sei pronto? Non approfittarne però te oggi, Allora, diciamolo. Io e Alice siamo con la bici. Esatto. Com'è che dicono? Dicono muscolare, ma non mi muscolare, piace. Muscolare, che con la bici da corsa, anche la strada. A me. E io invece sono furbo e oggi... Non diciamo muscolare, diciamo per corridori veri. Esatto. Mi sono preparato per l'evento. Gli anziani devono usare, a parte gli scherzi, dei copertoncini idonei per la giornata. Vabbè, Alice, gli facciamo vedere come si va. Esatto, dai, facciamogli vedere un paio di cose. Adesso sono andiamo pronto. Su sterrato, vai, siamo pronti, via. Accelerata. E poi lui ha queste aperte di non lo so 500 metri. Come no, vero. Cioè, nessuno riesce a stargli dietro. È veloce anche, sì. Perché poi lui su 250, 300 km della gara dura, arriva. Esatto, stanco secondo me. Però arriva che diventa un pochino più veloce di, sì, quello di Van Aert, che è veloce, sì. Van Aert, perché. Cioè lui Van Aert vince volati di gruppo adesso, sì, è quello sì. Impressionante. Però anche lì va l'anno scorso tirava in salita di tour e staccava tutti. Poi fa le volate, mamma mia! E lui c'è adesso vai a fare le volate come Van Aert. No, ma proprio non c'è. Scatti a Van Der Poel.
È questo che io non riesco a capire qua. Oh, dico, è un motore che fa paura. O fai un po' più pitco? Io faccio pitco con il mio piccolo proprio. Però pitco, no, hai visto la Sanremo? Prima Sanremo. Bravo. Io, beh, anche alle strade che ho fatto quinto, sesto, sì. Dopo 300 km sì, sì, comunque è là. Assolutamente. È proprio dimostrazione. Io a volte tu poi corri strada. Sì. A livello strada e poi ciclocross, tutte e due. E a volte dico, tutto completa un atleta, ma alla fine devi nascere che hai, sì, che hai un motore. Chiaro, per forza. Perché non è che la volata dopo 250 km la fai perché fai un'ora di cross, no. Oppure nel cross vai forte perché hai fatto la volata. No, cosa ne pensi te? Assolutamente, cioè dipende proprio anche da uno come fisicamente e dalla predisposizione che ha per lo sport, per la sofferenza, per lo sforzo, secondo me. Cioè, mentalità? E anche mentalità. Cioè la mentalità, io sono convinta che conta veramente, non, se non il 50%, però quasi, cioè quando sei convinto di quello che puoi fare e delle tue capacità, diventi imbattibile, secondo me. Dove vuoi arrivare? Sì, esatto. Belgio, esperienza Belgio? L'esperienza Belgio è stata un'esperienza, cioè, interessante, una bella parentesi comunque della mia carriera ciclistica, perché comunque ho imparato veramente tanto. Io sin da quando ho iniziato a fare ciclocross, a fare le coppe del mondo all'estero, la prima cosa che ho sempre pensato è stata quella, ok, se io voglio fare la ciclocrossista devo andare a correre in Belgio, perché lì posso veramente imparare e capire bene che cosa vuol dire fare il ciclocross e tutto quello che gli gira intorno. La 777, quindi, cioè, io negli ultimi 4 anni credo di essere cresciuta molto, sia dal punto di vista tecnico comunque che, cioè, a tutto tondo, diciamo. Poi nell'ultimo anno ho avuto qualche difficoltà fisica, però vabbè, può sempre succedere, credo, che alla fine non è che siamo dei robot, quindi ci stanno le annate un po' così. Però sì, cioè io rimango sempre della mia opinione che se si vuole fare il ciclocross, purtroppo, per fortuna, bisogna andare a correre in Belgio. E su strada? Su strada adesso inizi la stagione tra poco? Sì, inizio tra 3 settimane a correre su strada, inizio la stagione, questa nuova stagione con la Vicar. E sì, sono contenta di essere ritornata a casa, diciamo, tra virgolette, perché comunque mi trovo bene qua in Vicar, mi trovo bene con le ragazze, con l'allenatore, il direttore sportivo, quindi sono contenta. E sarà una stagione in cui vorrò cercare di dire la mia, nonostante comunque, cioè, il mio pensiero principale rimarrà comunque il ciclocross, però vorrei riuscire a ritagliarmi qualche spazietto, diciamo. E vedere un attimino quale che può essere anche la tua, diciamo, la tua capacità, sì, anche sì, il esatto, valore su strada. Esattamente. Beh, già qualche anno fa comunque ho provato, cioè, ho ottenuto qualche risultatino al Giro d'Italia, comunque nelle cronometro, anche nelle gare un po' su e giù, ovvio non nei tacconi di montagna perché non è che sono proprio una scalatrice vera e propria, però nelle gare un po' tortuose e un po' insidiose me la cavo anche abbastanza bene, quindi sì, mi piacerebbe arrivare lì un po' in forma per cercare di fare il meglio, diciamo. Bene, fisio cosa dice? Fisio cosa dici? Fisio, Io ho il motore spento comunque, non è che andavo con il motore. Ci stai dicendo che stiamo andando piano, quindi. Vedete voi, io posso anche accelerare, eh? Guarda, grazie. Guarda che se accendevi il motorino qua, ragazzi, era grave, eh? Dice, decisamente. Era... Vabbè, volevo conservare la gamba per stare con voi sul finale, però dai. Secondo te, Fisio, che caratteristiche ha Alice? Ma io, anche l'anno scorso, dicevo di crederci anche in strada, perché sulle gare mosse e da scattisti lei può essere comunque davanti, quindi di osare, attaccare, buttarsi nelle fughe e può fare delle bellissime gare appunto anche in Belgio, non solo nel ciclocross ma anche su strada, secondo me. Un po' la Van Der Poel, allora? Un po' la Van Der Poel, magari staccare tutti un po' prima, arrivare da sola, esatto, magari le manca un pelino in più lo spunto veloce, però
con le caratteristiche tecniche che ha, su percorsi mossi e nervosi, secondo me può essere davanti con le migliori. E la Voss? La Voss... Guarda, adesso ci fermiamo un secondo lì. Ok. Perché così almeno mi racconti della Voss. Va bene, va bene. Vedi Alice, qua sono le mie zone dove adesso noi facciamo cicloturismo. Esatto. Quindi okay. veniamoci, beviamo un caffè, degustazione, poi giriamo su queste strade. Però mi stavi raccontando della Voss, perché parliamo di ciclismo femminile, quindi mostro sacro. Sì, mostro sacro del ciclismo in generale, posso dire, perché la possiamo un po' paragonare a Van Aert e Van der Poel della situazione attuale negli uomini. Rispecchia un po' quello che sono loro adesso, che fino a qualche anno fa non esisteva nel mondo del ciclismo professionistico maschile, diciamo. Ha vinto ovunque, ha vinto nel cross, ha vinto nella strada, ha vinto su pista e è un atleta veramente fortissima che comunque nonostante adesso abbia tra virgolette la sua età si dimostra di essere sempre una delle più forti del gruppo. C'ha quello scatto un po' alla Van der Poel che quando scatta lei si fa fatica a starle dietro. È un esempio, lei proprio è un esempio di mentalità proprio, anche perché lei ha avuto un piccolo periodo che aveva quasi smesso, giusto? Sì, due anni fa ha avuto una stagione in cui lei proprio non ha corso né cross né strada perché ha avuto dei problemi fisici, però poi è rientrata subito. Sì. Forte. Sì, non subitissimo, sì. Magari la prima stagione comunque ha dovuto ingranare un po', però cioè ingranare un po' era sempre comunque lì nelle prime 10 almeno. Alice, quindi... quando ti trovi lì con la Voss di fianco in gara, in gruppo, a partenza, c'è una sorta di... Sì, c'è sempre un po' di paura magari quando bisogna parlare con lei o anche salutarla così, però posso davvero dire che lei è una delle atlete più squisite di tutto il gruppo. È una di quelle che si viene anche a complimentare per prima quando magari ottieni un risultato o che magari quando ti vede in gruppo è anche lei la prima a iniziare un discorso e scambiare qualche parola. È un tipo un po' timido, un po' chiuso, un po'. Cioè, ma... a livello personale, non dico di gara, sì, perché in gara sì, non okay, è timida. No, in gara, no, in gara, ragazzi, se c'ha esatto. da. Come si può dire? Se c'ha da menare, sì. mena. Sì, è una che sta per le sue, non è una che esuberante, esatto, sta nelle sue, però secondo me cioè, si comporta bene nei confronti di tutti, diciamo. Fisio, tu segui il ciclismo, oltre che seguire Alice, sì, il femminile? Sono ovviamente appassionato al ciclocross, con un occhio di riguardo in più, perché ovviamente la sua conoscenza mi porta a vedere le gare oltre... Che da appassionato anche da tifoso personale, quindi sì lo seguo abbastanza, ciclo femminile. Quindi, ma il mountain bike? Niente, mountain bike? No, mountain bike no, troppo estremo. Ma non viene il... siccome tu sei campionessa italiana di ciclocross, quindi su sterrati, comunque fuori strada, sì, vai forte. Sì. Pizzico di pensiero, dici, però le Olimpiadi magari tra un po' di anni, sei giovanissima, quindi... giovanissima, insomma, tra un po' di anni vorrebbe dire al massimo nel 2024. Ed è impossibile, cioè è veramente impossibile. Piuttosto direi, ok, punto tutto sulla strada e provo a essere convocata sulla strada, che è un'opzione molto più possibile che andare con la mountain bike. C'è molta più competizione però anche su strada. È chiaro, sì. Il livello adesso sì, si è alzato. Assolutamente. Il ciclismo femminile è molto molto migliorato. Sì. E anche bello, è bello anche a livello estetico, Alice, adesso. Sì, dai, c'è ci molto sono più dei soggetti veramente più femminili rispetto a qualche anno fa, su questo non c'è ombra di dubbio. Andrea, e lo vediamo anche sui social, lo vediamo, perché adesso siete anche molto social. Sì, esatto. Giusto? E bisogna esserlo un pochettino, dai. I tifosi, qual è le cose che chiedono di più i tifosi, che dicono solitamente? Sulle gare, diciamo, partiamo dalla parte gare. No, sulle gare i commenti per la maggior parte vanno dal bravissima, complimenti, sei forte, oppure magari quando scrivi che le gare non vanno come dovrebbero andare, scrivono non mollare, sì, vedrai che la prossima volta andrà meglio, di qua e di là, sì. Servono? Beh sì, dai, penso di sì, un pochettino sì, però alla fine penso che ognuno debba guardare il suo cercando di capire
perché è arrivato dove è arrivato senza farsi influenzare troppo dai commenti altrui, però ovvio che quando c'hai dei tifosi che tifano per te ti fa sempre piacere, anzi. Questo periodo che i tifosi non ci sono sulle strade per, da un anno, queste difficoltà, però fortunatamente il ciclismo è ripartito, sì, esatto. E questa è la cosa più importante. Però si sente un po' la mancanza, sì, si sente. L'arrivo, sì, soprattutto sì. Le partenze. Ti dirò, poi io facendo ciclocross in Belgio, devo dire che una delle cose che ci mancano di più è il pubblico, perché cioè, noi facevamo gare in cui c'erano anche magari 100-150 mila spettatori, grazie. Tipo la Coppa del Mondo di Coxside, anche quando avevano fatto il mondiale, a non avere lì nessuno, e la differenza è veramente tanta, soprattutto le prime gare si sentiva molto di più questa mancanza di spettatori perché uno non c'era abituato e avevi un po' la sensazione di andare alla gara, di andare come a un allenamento ogni domenica in una location diversa, come che perché perde un po', sì, diciamo la gara, sì, esatto, però alla fine l'importanza è sempre la stessa anche se gli spettatori non sono lì e al posto di seguirti sul campo ti seguono a casa in, certo. in televisione, entrare in quell'ottica, sì, esattamente, purtroppo bisogna entrare in quell'ottica, però io sono la prima a sperare che tutto possa tornare al più presto come una volta, perché alla fine lo sport non è solamente andare forte in bicicletta, però penso che sia anche un po'... Tutto il colore. Esatto, tutto quello che ci gira intorno, sì. E lì Andrea, lato psicologico, è importante anche il lavoro che fate voi fuori, esternamente. Tutti diciamo i tecnici esterni, non solo alle gare, perché voi alle gare avete i massaggiatori, avete sì. tutto, però anche fuori gara è importante avere i supporti giusti, sì, assolutamente. A livello... Ma guarda, io dico sempre che ormai quando arrivi alla gara il tutto è fatto, no? Quindi poi sei solo con te stesso, perché poi... Sai che l'ha detto anche Gianni Motta? Sì, allora ho detto una cosa giusta sicuramente, scherzi a parte. Sì, io penso che il supporto psicologico va dato... Bisogna sapere cosa dire al momento giusto, perché c'è il momento in cui l'atleta ha bisogno di essere sgridato, passiamo il termine, e il momento in cui ha bisogno di essere coccolato. Quindi devi sapere cosa dire per far stare al meglio il tuo atleta. Questo secondo me è il segreto di un buon terapista. Il famoso bastone carota, ma al momento giusto. Esatto. Sì, imparare a conoscere... Perché se sbaglia nel momento, Alice. Sì. Sono momenti difficili che quando si è giù, magari perché le cose non vanno come vorremmo, e a volte è veramente difficile rialzarsi, però alla fine... È così, la vita è così, non può essere sempre certo. tutto bello e tutto facile, sennò anche lo sport lo farebbero tutti farebbero le gare in bici, quindi fa parte del gioco. E se ti toccano l'orgoglio? c'è la reazione forte? Un pochettino sì, però... Perché io le cose che dico è, quando tocca l'orgoglio dimostra sul campo esatto. i risultati, quindi è l'unica risposta secondo me adatta esatto. Bene. A quello. Andiamo avanti, vi faccio vedere un po' le mie zone, andiamo certo. anche a pedalare. Andiamo, seguiteci. Money.
help it out. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that, shake that, shake that, shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Woo! Put your hands up to the sun. Allora, adesso una cosa un po' particolare. La caduta più spettacolare che hai fatto in gara? Purtroppo mi sa che mi tocca dire quella del Mondiale di Bieles nel 2017, che è stata spettacolare, però per me è stata orribile perché pensavo che stesse succedendo non so che cosa nel momento in cui io mi sono tirata su da terra e ho sentito gli spettatori davanti a me che gridavano oh, così. Poi io mi sono toccata la faccia e avevo visto tutto il sangue sulle mani. Poi alla fine era solamente un piccolo taglio di fianco all'occhio, però lì sicuramente mi sono spaventata. Diciamolo anche ai spettatori da corridoio, quando picchi per terra poi la sensazione di aver dato una botta tremenda, sì, a volte di chissà la parte che al momento poi magari non ti accorgi neanche, sì, hai fatto più lo spavento del resto, perché ora i colleghi, quello che è il trauma, ci metti, sì, qualche secondo, quindi non è una bella sensazione. La vittoria invece più emozionante, che proprio è anche che la sognavi magari, anche, o la gara che poi sogni? Allora, sicuramente il campionato italiano di quest'anno, perché era comunque una gara che rincorrevo da diversi anni, nonostante negli ultimi 4 anni ero salita sul podio agli europei, in Coppa del Mondo, ho vinto gare di super prestige, mi mancava proprio quella, l'italiano, che... Cioè, se lo metti su una scaletta dici è quello un po' più facile da raggiungere, e per me significava tanto perché alla fine sono stata un po' anche la prima italiana, la prima donna italiana a dire prendo, vado in Belgio a fare la ciclocrossista, e quindi essere anche campionessa italiana è un valore aggiunto e un motivo di orgoglio per me. Cioè, e quindi e anche essere ripagati della scelta che hai fatto. Esattamente, sì. E poi comunque è una vittoria che, come dico sempre, ti porti dietro per un anno intero, perché vesti la maglia per un anno intero e porto con orgoglio la... Ce l'hai appesa in camera? No, ancora no.
Perché la usa, vedi? Perché non la appende? No, assolutamente. Perché non la usava. L'ho messa via, la sto tenendo via bene. Però no, non l'ho appesa, però cioè sicuramente appesa dentro il mio cuore, perché da lì. Però ne ho io una appesa in studio, che è un cimiglio che mi ha, che esatto, mi ha omaggiato. Esattamente. E faremmo vedere, sì, quando ti veniamo a trovare. Dillo tu chi è, cos'è, cosa ho in studio. Ah, in studio la maglia con cui ho corso il Super Prestigio l'anno scorso. Hai vinto. E che è ancora sporca di fango, con il numero, ve la farò vedere. Sì. Quelli sono sì, i cimeli che hanno valore. Esatto. Allora, diciamo, Super Prestige in Belgio, comunque, che è il tempio del ciclocross, vale più della Coppa del Mondo. E più o meno sì, siamo lì, perché il livello è sempre quello. Sempre sì, quello, per loro è veramente sì, un mondiale. Esattamente, sì, quindi, sì, sì, sì. E quindi vincere Super Prestige, ragazzi, è tanta roba. Come ti sei trovata col mangiare in Belgio? No, per fortuna cucino io. Cucini te? Sì, perché saranno bravi a fare ciclocross, sono bravi a fare il cioccolato e la birra, ma tutto il resto meglio di no, Italia insieme. Esatto, esatto. Italia style, ragazzi. Sì, lei è bravissima a fare i dolci, poi per quello sì, che cucina lei. Sì? Sì. Sì. Dopo, Alice dopo... passione cucina, quello quindi Danilo per me te può andare. Ragazzi, bene, dopo io ho una sorpresa per voi. Adesso qua, questo è un santuario molto importante in questa zona, San Giovanni in Calandrone, è l'unico santuario dedicato a un uomo, un santo uomo, in Lombardia. Quindi okay, è una cosa particolare del oggi abbiamo territorio, la fortuna di vedere anche questo. Quindi. Cicloturismo, storia, degustazione di campionesse. Tutto. Andiamo, andiamo, ciao! Abbiamo quasi finito, quasi, Quasi, cosa ci aspetta? C'ho una sorpresa, vi ho portato in trattoria, dai. Oh. Dalla mia zona, sai, prodotti tipici, degustazione, cose nostrane, piacciono? Un po' di rifornimento adesso, sì, 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 ovvio che piacciono. Perché me ne parlavi sempre, ma finalmente, non vedevo l'ora. Io e te non è che abbiamo bisogno tanto di rifornimento. No, io sì, guarda come lei sono bello asciutto. L'unica che può... L'unica meglio che può... non rifornirsi troppo, però, visto che le gare si avvicinano. Bene. Però per le cose nostrane io forse... Però ragazzi, trattoria e cacciatori, del 1700 questa, storia. Storica. Qui è la zona dei ciclisti, vedi, dove passano tutti i corridori, guarda. Gruppetti, questa è una zona, e qui tappa, per noi è la tappa importante, quindi vi ho portato dove facciamo tappa noi. Va bene? Grazie Danilo, andiamo. Grazie, andiamo. Andiamo, andiamo. Ciao Dino! Ciao Danilo! Ciao Dino! Ciao Dino! Ciao! Ciao! Dino, buongiornata. Titolare della trattoria, è la trattoria Gina e Teresa, una trattoria storica del 1756. Ah, quindi ragazzi, qui c'è tanta storia, prodotti tipici, siamo una località, è scorridore Dino? Sì, ho corso da 10 anni fino a 25. Quindi passione per la bici? Totale. Qua si respira proprio ciclismo? Totalmente ciclismo, sì. Ciclismo qua è di casa. E poi io dico sempre, l'oasi del ciclista questa?
Sì, siamo in un buon punto, nell'Odigiano, vicino all'Adda, un chilometro dal fiume, perciò percorsi tecnici da fare sia mountain bike che cross e gravel. Stradisti anche. Anche per stradisti, sì, un bel circuito. Dino, ti ho portato una campionessa, Alice Maria Arzuffi. Piacere, grazie, complimenti per il vittorio. Campionessa italiana, ciclocross, titoli e... Benissimo. Tutto di più, oltre che una bella ragazza, e poi abbiamo il fisio. Ciao Dino, ciao, piacere. Fisioterapista dei VIP lui, vedi? Bene, perfetto. Ok. Di Danilo anche. Quindi noi siamo pronti. Siamo pronti, vero? Sì, sono pronto anch'io e soprattutto... Siamo quattro chiacchiere di ciclismo. Certo, certo. Abbiamo certo, un po' di amici. Certo. Beh, ci faccio vedere i nostri ospiti. Visto, siamo pronti, Andrea. Wow, il vino e salame. Fantastico. Finalmente un po' di rifornimento. Eh no, un momento. Danilo, ma... Aspetta. Questo? Mica è finito qua. Oh. Ma è per me oggi il lettino, quindi. No, ma veramente. No, è per me. Mi avete fatto sudare su tutti questi percorsi di strade bianche. Mi avete fregato anche oggi. Allora, ragazzi, mettiamo in chiaro. Io sono l'ex, giusto? Quindi l'ex. Quindi sei ex. Ex. E non hai bisogno del massaggio. Io no, io ho fatto quello che dovevo fare, l'ho fatto ai miei tempi, giusto? Non vorrei mica non lavorare come la puntata scorsa, eh. Vabbè, guarda, solo perché c'era Alice, perché se era per te mangiavo e basta, bene, te lo dico, quindi, eh. Ora, tu fai fisioterapia, ci fai vedere le tecniche, giusto? Va bene. Io e Dino ti ascolteremo, ti seguiremo proprio con massimo impegno, quindi non è un problema. Sì, però ho una condizione, che mentre io lavoro tu non tocchi niente. Non so, te faccio una promessa da ciclista, non scatto, oggi vado piano. Ti metto alla prova, Anzi, la promessa del ciclista, non sono allenato, quindi esatto. Ecco, non sono allenato. Vai, ciao, riprendiamo. Bene, quindi noi ci prepariamo. Esatto, va bene. Promessa da ciclista, promessa? Totalmente. A Fagiano, come i fagiani, noi cosa facciamo? Tu sei il padrone di casa, quindi il vino lo apri te, ragazzi. Noi andiamo avanti. Sì, noi andiamo avanti. Un buon Terodego con del salame tipico nostrano cremasco e un mix di formaggi, tra cui il panerone, che è tipico dell'Odigiano, che io preparo sempre nel famoso risotto con panerone, miele e pere. Fisio, fai fisioterapia, massaggio, adesso ci racconterai, dai, va bene, siamo pronti, via. Sono pronto Danilo, io sono un professionista, e tu Alice, sei pronta? Per un buon massaggio sono sempre pronta. Partiamo. E Andrea, raccontaci qual è la fase anche, sì, anche perché noi siamo qua attenti a quello che fai. Guarda, allora adesso incomincio a sentire un po' la sua muscolatura, capire le sue tensioni muscolari e cosa c'è da fare, quindi gestire al meglio la pressione, perché il segreto poi è quello, capire quanto spingere e cosa sciogliere, quindi cominciare a indagare su eventuali contratture, chiedere ovviamente all'atleta, in questo caso a lei, come sta, e gestire al meglio il massaggio. Come va Alice? Beh, dopo la prima settimana di allenamento, dopo le 3 settimane di riposo, sicuramente le gambe sono un po' indolenzite. Ti abbiamo messo in difficoltà oggi, Soprattutto oggi, decisamente. Dopo la pedalata di oggi insieme su queste strade bianche mi hanno messo in croce. Ragazzi, oggi gli abbiamo fatto far fatica e stiamo recuperando anche noi, No, Danilo, mi hai promesso che finché non finisco non facevi nulla. Promessa da ciclista, Come va Alice? Come ti senti? Ma dai, abbastanza bene, però come puoi sentire penso di avere le gambe un pochino affaticate. Sì, sono un po' di tensioni muscolari, qua sulla fascia lata. Sì, come sempre. Come sempre, direi. Come senti in bici oggi? Ma un po' stanchina, però credo che ci stia, dai. Dopo aver ripreso da una settimana gli allenamenti... Non ti aspettavi la sorpresa finale, eh? No, esatto, questo scatto qua mi ha colto proprio di sorpresa. Anche perché oggi abbiamo menato, Andavamo a 45 all'ora fuori strada. 45, e io senza motore. O no, Alice? È vero, hai ragione. Però dai, tu hai gamba o no?
C'ho il gambone. Mentre Andrea fa del suo, noi ragazzi, facciamo il nostro. Dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare, da ex ciclisti. Salame meno strano. Lo strano è top. Salame cremonese. Buono, buono. Bravo Andrea. Lasciate anche qualcosa per il mio massaggiatore. Sennò poi non mi vorrà più fare i massaggi. Ecco. Ragazzi, vediamo alla fine, ragazzi, vediamo alla fine. Vediamo perché... facciamo così, se da 1 a 10 Alice mi dà almeno 8, posso venire a mangiare con voi. Cosa ne dici? Dai, va bene. Sì, però devi essere sincera, Alice, mi raccomando, Va bene, okay. Tu invece sei a dieta, sei riga, non puoi sforare. Non puoi sforare, Niente. Esatto. Però dopo ci fai vedere qualcosa, perché tu sei brava in cucina, giusto? Sì, ho una grande passione per la cucina. Dino. Perfetto. I miei fuochi sono pronti. Siamo pronti a cucina? Siamo pronti. Pronti cucina, ragazzi. La cucina è in perfetta bolla. Non ci devono sfidare noi, perché... Assolutamente. Siamo pronti. Andrea, impegnati. E mi sto impegnando perché mi sto giocando quel salame e quel vino lì, quindi se non prendo almeno 8, quindi devo essere proprio performante al 110% oggi. Andrea, ti faccio una sorpresa, te lo dico, vuoi vedere? Ragazzi, allora, qua lo dico, non era stato preparato, però vino Moser. Ragazzi, quella. Me ne sono accorto adesso, quindi siamo... Tra ciclisti, giusto? Grazie, il vino di Francesco e di Ignazio anche adesso. Va bene, tutta la famiglia Moser, noi lo degustiamo. Fisio, com'è? Situazione? Benissimo, abbiamo finito. Per oggi abbiamo dato. Sicuro? Attenzione, Sicuro. Alice. Adesso è il mio momento, la votazione. Votazione, Alice. Dai, è arrivato il tuo momento. Dico un 10. Accidenti. Ah, bravo. È il mio momento. Oh. Scusa, quindi adesso... Amo il mio lavoro, ma davanti a queste cose non posso proprio nada rinunciare. Bene. Bevi il vino del tuo amico, Ciao Ignazio, bevo il tuo vinello. Top. Fate un brindisi anche per me. Allora, brindiamo. Sì. Alice. Salute. Alla sua stagione. Grazie. E al salame che è buonissimo. Sì, però Andrea. Dimmi. Alice, non è mica finito, Sai che abbiamo un piccolo post degustazione. Post salame. E poi lo guardate, lo vedete dopo voi, Noi adesso facciamo l'assaggio. Siamo passati in cucina, adesso saremo noi i giudici. Andrea, adesso Alice ci farà vedere se sa cucinare, poi diamo noi un voto perché facciamo noi l'assaggio, giusto? Certo che sì, quindi Alice impegnati come io ho fatto con te. Bene, passiamo la palla a Alice adesso. Vi preparerò una buonissima frittatina. Di sale. Cosa ci prepari, Alice? Una frittatina. Ok. Ottima sia post allenamento che magari anche la mattina per colazione. Pepe?
pepe, giusto una spolveratina, poi ho già messo un pizzico di sale e siamo pronti. Allora, intanto mettiamo la padella a scaldare un attimo e ci metto anche un filo di olio. E adesso sbatto le uova. Ok, adesso che le uova sono sbattute, aspetto un attimino che la padella si scaldi bene. Grazie, abbiamo supervisione di Dino, eh? Esatto. C'è Dino che sta controllando, quindi il chef. E noi assaggiamo. Metto il mio uovo. Essere poi un po' inquietante, eh? Siamo in tre qua a controllare, tre giudici, altro che MasterChef. Il fisio non so se è pronto per assaggiare, per assaggiare. Abbiamo già l'occhio io, sì. Come un campionato del mondo, sì. Dice. Dino, qua vediamo le tecniche diverse, eh? Eh sì, eh. La frittata è un piatto che tutti sanno fare, ma ognuno la vuole. Fa un po' a modo suo, sì, diciamo. Ha la sua tecnica. Tipo a me piace che rimane un pochino cruda magari all'interno. Non cotta. Esatto, sì. Mangi tante uova, Alice? Ma non tantissime, però mi piace fare magari un po' i pancake, un po' all'americana, o abbassiamo un po' la fiamma. E quindi sì, a colazione spesso faccio pancake con le uova, così, sì. O magari il toast con le uova e l'avocado anche, sì. Ok, sì. Pronta, perché sennò piatto. Ok, la serviamo per il nostro piatto. Impiattiamo, come si dice? Impiattiamo. Non sono brava a fare gli impiattamenti da MasterChef, però vabbè, l'importante è che sia buona. Qui al gradino il soccorso. Pronti. Allora. Voilà. Bravissima. Spero che non si sia bruciata sotto, perché adesso tocca a noi. Attenzione. E non è finita, adesso c'è la fase più importante, degustazione. Quindi speriamo che sia stata brava. Due forchette, sì. Ci sono due forchette. Andiamo di là? Sì, andiamo di là. Andiamo di là. Allora, andiamo di là. Ed eccoci qua, adesso possiamo degustare la mia frittata. Vai, adesso assaggiamo, un momento bello. Vai. Vado. Me le servo io? Dai. Ok. Grazie. Mi serve anche un pezzo per vedere se sono stata brava. Andiamo? Yeah. Possiamo fidarci, Alice? Buon appetito! Andiamo. Giusta dose di sale? Sì. Dovremmo staccare la sotto, forse, no?
No, la mia parte no. Ok. Non so, ce ne può fare un'altra. Abbiamo assaggiato. Sì. Andiamo avanti, dai. No, adesso c'è rimasto. Voto Dino, ti sei esperto? È 8 e mezzo. 8 e mezzo. Cavolo. Dai. 8 e mezzo. Mi accontento. Isio. Per me è buonissimo, Dai, facciamo salire 10, diamo 10. 10. Lui però è il voto quello più tecnico, eh? esatto, quello più affidabile. No, però complimenti Alice. Grazie. Brava, bravissima. Noi andiamo avanti. Allora, ragazzi, siamo arrivati a fine di questa puntata con i nostri amici, con Dino, Alice Maria Zuffi, il fisio. Allora, abbiamo pedalato, abbiamo mangiato, abbiamo fatto i massaggi, abbiamo bevuto. Bevuto, è passato una buona, bel pomeriggio, dai. Sì, decisamente, mi sono divertita. Poi, Alice, ti aspettiamo, abbiamo visto anche che sai cucinare, abbiamo visto. Sì, è una delle mie grandi passioni. Bene. Ci vediamo prima dell'inizio di stagione ciclocross. Promesso. Per uno speciale con ciclocross. Certo, promesso. Io però qua ti facciamo accendere il motorino. Però questo inserimento io lo farei più spesso, perché mi è piaciuto un sacco la parte qua finale. Ragazzi, ma dopo mettersi in forma è dura. Pedaliamo un po' di più, dai, faremo 10 km in più e poi sosta, salame e vino. Bene, allora ringraziamo il nostro amico Dino che ci ha ospitato. Grazie qui da Gino e Teresa. Siamo a Marzano, provincia di Lodi, quindi vicino a Paolo, alle porte di Milano comunque. Ringraziamo la campionessa Alice Maria Arzuffi. Grazie a voi. Il nostro fisio. Ciao a tutti, grazie Danilo e soprattutto grazie Dino. E l'appuntamento è sempre con Bike Show TV, stesso canale, seguiteci. E ragazzi, forza e viva il ciclismo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Show TV.